Majorana non è un teorico come gli altri. Il suo genio è così immenso da permettergli di rispondere a una domanda fondamentale in un'epoca in cui quella domanda non era stata ancora posta e nella quale non esistevano le parole precise per formularla. Lui aveva chiaramente il comando completo della matematica, ma ne conosceva anche i limiti e ne conosceva il corretto uso che dovesse farne da fisico. L'intuizione fisica giustifica abbondantemente tale infrazione al rigore matematico. Già, in base alla legge di gravitazione universale, più una stella si allontana dal centro di una galassia, più la sua velocità di rotazione dovrebbe rallentare. Ma non è quello che osserviamo. In realtà la velocità delle stelle non diminuisce in nessun caso quando ci si allontana da un punto centrale, come se la massa che ne influenza il moto sia più grande della massa visibile. Da che cosa è composta questa materia supplementare, non luminosa, chiamata materia oscura? Ancora non lo sappiamo. Ma se le teorie di Majorana fossero confermate, ci darebbero qualche indizio per identificare la natura della materia oscura. C'è un nucleo, la N, attorno al quale ruotano degli elettroni. Dunque, un elettrone può ruotare su quest'orbita, per esempio, oppure su questa, o su un'altra ancora. Il punto importante è che le orbite sulle quali gli elettroni possono ruotare sono orbite autorizzate e quelle in mezzo, quelle che possiamo immaginare come questa qui, sono orbite proibite. Perciò non tutte le orbite sono accessibili all'elettrone. Se un elettrone ruota su un'orbita autorizzata, la fisica quantistica dice, o postula, che non emette luce. In compenso, degli elettroni possono emettere la luce sotto forma di fotoni, quando passano da un'orbita all'altra. E l'energia del fotone, così emessa, è uguale alla differenza di energia tra il livello di partenza e il livello di arrivo. Di modo che se rappresentiamo su una scala i differenti stati di energia possibili dell'elettrone, abbiamo un'energia che corrisponde, per esempio, a quest'orbita, un'altra energia che corrisponde a questa e una terza che corrisponde a quest'altra e così via. E dunque abbiamo uno spettro in energia che ricorda una scala nella quale ciascun gradino corrisponde a un'orbita autorizzata per l'elettrone. Quando l'elettrone cambia orbita, passa da un livello di energia come questo a un livello più basso o a un livello più basso ancora e ogni volta viene emesso un fotone, la cui energia è uguale a questa differenza. Di modo che se osserviamo l'insieme delle frequenze emesse dall'atomo, quelle che definiamo il suo spettro, troveremo, in funzione della frequenza, un certo numero di righe. Ogni riga corrisponde a una transizione possibile nello spettro che ho appena indicato. Quello che Majorana mostra nel suo articolo è che se immergiamo gli atomi in un campo magnetico oscillante, sotto l'effetto di questo campo magnetico, queste righe hanno la possibilità di allargarsi e persino sdoppiarsi. Dunque parliamo di uno spirito totalizzante che vorrebbe inserire tutte le conoscenze scientifiche, matematiche, filosofiche in un unico movimento scientifico per realizzare un progetto destinato a raggiungere la verità. Ma io penso che non era tanto un fisico quanto una persona universale, dallo spirito universale, che ha preso la fisica come mezzo per indagare la realtà unica. Majorana ha compreso che quella radiazione non è luce, ma sono neutroni. In realtà il nucleo dell'atomo è costituito solo da neutroni e da protoni, senza la presenza di elettroni. Quindi Majorana comprende l'esistenza di una nuova forza, la forza nucleare, per la quale protoni e neutroni interagiscono strettamente all'interno del nucleo atomico. E ne fa un modello teorico rivoluzionario. Diversi osservatori in giro per il mondo, dal Gran Sasso in Italia, a Supernemo in Francia, a Supercamiocande in Giappone, cercano di determinare se i neutrini sono di Dirac o di Majorana. Secondo Dirac, i neutrini sono distinti dalle loro antiparticelle. Al contrario, per Majorana, i neutrini coincidono con le loro antiparticelle. Chi ha ragione?
Un buon metodo per dimostrare che è Majorana ad avere ragione sarebbe di evidenziare un fenomeno che non è mai stato osservato: il doppio decadimento beta senza emissione di neutrini. Il doppio decadimento beta classico è il processo attraverso il quale due neutroni si trasformano in due protoni con l'emissione di due elettroni e due neutrini che escono dal nucleo. Se i neutrini sono quelli teorizzati da Majorana, dovrebbero verificarsi dei casi in cui i due neutrini si annichilirebbero a vicenda. Il primo giocherebbe il ruolo di antiparticella dell'altro e dunque dal nucleo uscirebbero solo due elettroni e non dei neutrini. L'individuazione di questo processo fisico avrebbe un impatto enorme. Da un lato dimostrerebbe che le particelle di Majorana esistono davvero o che alcune di loro potrebbero costituire la materia oscura. Dall'altro costringerebbe gli scienziati a stabilire delle nuove leggi che potrebbero aiutarli a spiegare in che modo la materia è riuscita a prevalere sull'antimateria nell'universo primordiale. Come interpretare quella frase che scrive a Carrelli e possibilmente anche dopo? Voleva portare con sé nella morte il ricordo dei suoi cari? O la sua decisione non è poi così inevitabile come ha scritto? Vengono avanzate diverse ipotesi sulla sua scomparsa. Si sarebbe effettivamente ucciso, si sarebbe rifugiato in un monastero in Calabria, sarebbe partito per il Sud America o sarebbe persino stato rapito dai nazisti. È vero? È falso? Il mistero rimarrà tale. Tutte queste domande rimangono senza risposta. Ce lo immaginiamo come il Mattia Pascal di Pirandello. Poggia il suo cappello e il cappotto, con in tasca una lettera, sul parapetto di un ponte che scavalca il fiume. Quindi, invece di tuffarsi in acqua, si allontana come se niente fosse. A questo punto preferisco lasciare Majorana al suo mistero. E mi dico che è come se abbia annichilito se stesso, come se fosse la propria antiparticella, come se avesse applicato a se stesso la sua teoria dell'antimateria. Insomma, come se fosse diventato egli stesso una particella di Majorana.